Buongiorno, oggi è sabato ed è il 12 agosto del 2017. Gesù, parlando durante il sermone sul monte, davanti ad una moltitudine, non davanti alla chiesa, davanti ad una moltitudine, lui disse queste parole straordinarie, disse: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Gesù non ha mai detto voi diventerete. Gesù non ha mai detto se voi farete questo sarete in grado di essere sale o sarete in grado di essere luce. Gesù non ha mai detto se vi comporterete bene sarete sale della terra, se non farete determinate cose sarete la luce del mondo. Gesù aveva davanti migliaia di persone e disse queste parole: voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Il sale serve per dare sapore. Il sale ha... Questa parola può essere interpretata in diversi modi. Uno di questi, ad esempio, è il fatto che il sale è ciò che dà sapore. Quindi tu sei chiamato a dare sapore, sei chiamato a fare comprendere qual è il sapore della vita, qual è il sapore del regno di Dio in questo tempo. Il sale veniva utilizzato, ad esempio, non solo per la cucina, chiaramente, ma veniva utilizzato in senso negativo anche dai re quando facevano delle conquiste e volevano distruggere i territori perché facevano prigioniere tutte le persone e poi passavano il sale in modo tale che in quella determinata area non crescesse più l'erba, non crescesse più alcuna piantagione, e dove passavano loro non cresceva più niente. Il motivo era perché buttando il sale nel terreno, il sale bruciava tutta la terra, bruciava tutti i semi che c'erano e non cresceva niente per tanto tempo. Il sale aveva un altro significato, il sale aveva un significato molto usato nell'esoterismo, nella superstizione, veniva utilizzato come portafortuna ancora oggi nel sud Italia. Ad esempio, da noi in Sicilia si usa molto il sale da mettere quando apri una nuova attività commerciale davanti alla porta di casa. Perché? Perché tiene lontano il malocchio o tiene lontano gli spiriti malvagi. E nella cultura di quel tempo, quando Gesù dice: voi siete il sale della terra, può essere anche appropriata questa interpretazione, cioè le persone vi chiederanno di essere una benedizione, tipo un talismano per la loro vita. Quante volte abbiamo sentito espressioni del tipo: da quando tu sei entrato qua ho cominciato a vendere, oppure da quando tu hai pregato per me le cose sono andate bene. E in un senso metaforico così, molto... Comprendete la linea sottile di cui sto parlando. A volte le persone hanno bisogno di aggrapparsi a qualcuno per poi aggrapparsi a Dio. A volte le persone hanno bisogno di un aggancio umano e di un esempio umano davanti per poi avere attraverso le persone l'esempio di Dio. È chiaro che il desiderio di ognuno è portare le persone a Cristo, ma a volte per le persone c'è bisogno di fidarsi di qualcuno per poi potersi cominciare a fidare di Dio. E Gesù dice: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo, voi non diventerete la luce, voi siete la luce del mondo, voi non dovete diventarlo attraverso le vostre azioni, la luce deve splendere. E dice Gesù: se la luce si mette sotto un cestino, come farà ad illuminare la stanza? Anzi, questa luce, questa candela, questa torcia si deve mettere in alto in modo tale che possa risplendere in tutta la stanza. E Gesù in quel caso poi parla delle buone opere. Noi non facciamo buone opere per diventare luce, ma perché siamo luce. Dice Gesù: e le persone vedendo le vostre opere buone cominceranno a credere.
cominceranno ad innamorarsi, cominceranno a seguire il Padre vostro che è nel cielo. Perché siamo sale, possiamo fare delle buone opere, perché siamo luce, possiamo fare delle buone opere. Le persone, vedendo le buone opere, possono comprendere e vedere la differenza. Quindi voglio incoraggiarti in questo giorno: non devi fare qualcosa per diventare qualcuno, ma perché tu sei qualcuno, allora puoi fare qualcosa di buono. E che questo messaggio possa incoraggiare ognuno di voi. Questo è l'ultimo video, perché da domani saremo a Rocella, per una settimana avremo 4 riunioni al giorno, quindi registreremo tutto, registreremo tutti i messaggi, registreremo, se Dio vuole, anche in video, vediamo se ce la facciamo. È rimasto ancora un posto per semplicemente una stanza libera, se qualcuno ne vuole approfittare fatecelo sapere. Sii sale e sii luce. Una buona giornata e buona settimana di Ferragosto, questa settimana centrale, che realmente possa essere una settimana di riposo, di ristoro per la tua vita, per la tua famiglia, per tutti quelli che sono attorno a te. Una buona giornata, Dio ci benedica tutti insieme.